Bene, grazie mille Roberto. Diciamo per me è uno dei primi eventi che si dal vivo, eventi pubblici, dire, un passaggio verso il ritorno alla normalità. Speriamo che duri e ringrazio molto i luoghi comuni e Roberto Cosolini in particolare per aver organizzato questo evento. Il mio ruolo appunto è quello di moderatore, ma appunto poco moderato mi sento e quindi farò un'introduzione semplicemente sull'oggetto che ci troviamo a discutere e sull'oggetto che ci si troverà a dover, diciamo, affrontare quando chi deciderà di recarsi al voto il 20 e il 21 settembre si troverà davanti la scheda elettorale. Siamo chiamati a esprimerci in un referendum costituzionale, quindi il primo punto bisogna stare un po' attenti perché quando si parla di referendum spesso, diciamo, si confondono due cose che sono il referendum costituzionale e il referendum abrogativo, e spesso quando si sente parlare di referendum si è portati a pensare a quei grandi momenti referendari della storia d'Italia, il divorzio, eccetera, che sono simili perché il popolo si esprime su un oggetto specifico, ma hanno una funzione abbastanza diversa, il che anche significa che cosa vuol dire sì e che cosa vuol dire votare no. Quindi, diciamo, cerchiamo innanzitutto di chiarire questo. Il 20 e il 21 settembre saremo chiamati a esprimerci su una proposta di legge di revisione costituzionale, quindi una proposta di modificare la Costituzione che in questo momento, e il 20 e il 21 settembre, è la stessa Costituzione, diciamo, che conosciamo da diversi decenni. Per quanto riguarda questo specifico aspetto, in realtà, e forse questo magari emergerà nel dibattito, una piccola modifica costituzionale c'è già stata nel 1963. Non interveniamo a toccare il testo originario della Costituzione, e su questo magari dopo discuteremo. Quello che è importante è che si andrà a esprimersi su una proposta di modificare la Costituzione. Quindi la proposta di modificare la Costituzione, questa volta, rispetto ad altre occasioni, è semplice da capire, nel senso che non ci sono grandi questioni interpretative, poi noi giuristi, insomma, la facciamo difficile su ogni cosa, ma invece l'oggetto della domanda è semplice e l'oggetto della domanda sarà nel cuore, poi ci sono alcuni aspetti tecnici sui quali forse non ha tanto senso soffermarsi in questa occasione. Questo sempre fa un po' un effetto, come dire, bullying. Ci sono alcuni, diciamo, l'oggetto sarà la riduzione del numero di parlamentari, che mi sembra un'espressione, diciamo, molto più civile rispetto al taglio dei parlamentari, che invece, come dire, sembra un'operazione violenta. La riduzione del numero dei parlamentari per portarli da, diciamo, gli attuali 630 e 315 al numero di 400 e 200, rispettivamente alla Camera e al Senato. Quindi un taglio più o meno dei due terzi in termini numerici. Questa sarà la domanda, quindi ci si troverà di fronte a una scheda la cui domanda sarà: volete voi approvare la legge costituzionale di modifica degli articoli 56 e 57, eccetera, eccetera, eccetera. Il che significa che se uno vota sì, vota favorevolmente alla riduzione del numero di parlamentari, se uno vota no, vota contro la riduzione del numero di parlamentari e quindi il mantenimento dell'attuale numero. Diciamo, questo è il tema. Questa è la domanda che verrà proposta. Si vota domenica e lunedì in due giornate, dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, e questo è, diciamo, l'oggetto semplice. Per quanto riguarda il dibattito che si innesca, in realtà è un dibattito che, se questa volta non ha tanto spazio di gioco su il singolo oggetto, è un dibattito che ha molto a che fare con il contesto da una parte e, come dire, le intenzioni dall'altra parte. Cominciamo da dire una cosa: diciamo, le proposte di modifica della Costituzione italiana e dibattiti su riforme istituzionali, come molti dei presenti testimoniano nella loro esperienza civile, politica, di cittadini, sono un tema che in Italia da ormai più di 30 anni è un tema molto discusso ed è un tema nel quale abbiamo avuto, diciamo, molte stagioni in cui si sono tentate delle riforme costituzionali di ampio respiro, e soltanto in poche occasioni, forse potremmo dire soltanto in un'occasione all'incirca 20 anni fa, una proposta di revisione costituzionale di un certo respiro da un punto di vista dell'ampiezza
è stata portata a referendum costituzionale, che non è una diciamo eventualità obbligatoria, è possibile modificare anche la Costituzione senza referendum costituzionale, e in questo specifico caso, e su questo forse ha anche un po' senso soffermarci, perché diciamo le vicende politiche di questa proposta di revisione costituzionale sono state delle vicende molto particolari, in questo specifico caso si era a un passo così da non arrivare ad avere il referendum costituzionale, non tanto per i numeri che hanno portato all'approvazione in Parlamento, ma perché poi per avere un referendum costituzionale qualcuno lo deve chiedere, e questo qualcuno che lo deve chiedere è stato in questo caso, come in altri casi, un quinto dei membri delle Camere, e per raggiungere questo numero, diciamo, è stato questa volta forse molto più complicato che altre volte, e c'è stata un'aggregazione un po', come dire, casuale, non proprio politicamente omogenea, di parlamentari che hanno chiesto che si svolgesse il referendum. Dunque, soltanto una volta è successo che i cittadini chiamati a votare con il referendum abbiano approvato le proposte di modifica della Costituzione, e questo è avvenuto all'inizio degli anni 2000 con la revisione del cosiddetto titolo quinto, un'espressione che si sente spesso, che è quella parte della parte seconda della Costituzione che regola i rapporti tra centro e periferia. All'inizio degli anni 2000, diciamo, si è modificato il rapporto, soprattutto nell'esercizio di funzioni legislative e amministrative, per dare più poteri alla periferia. Quella riforma, che era una riforma di tanti articoli della Costituzione, è stata sottoposta al voto dei cittadini, e i cittadini, pur andando a votare in, diciamo, con un'affluenza decisamente timida, hanno approvato quella proposta di revisione costituzionale. Altre due volte i cittadini sono stati chiamati a esprimersi su proposte di legge di revisione costituzionale, molti di voi lo ricorderanno, una volta è stato nel 2006 sulla proposta di revisione costituzionale del Parlamento a maggioranza dell'allora centrodestra con la riforma che era stata, diciamo, approvata dal Parlamento nel 2005, l'altra volta è molto più recente ed è stato con la cosiddetta riforma Renzi-Boschi della parte seconda della Costituzione, del bicameralismo paritario. In entrambe queste occasioni, come ricordiamo probabilmente tutti, invece il voto è stato negativo e quindi la riforma non è andata in porto. Anche per questo, e anche perché spesso anche i miei colleghi hanno espresso la perplessità di porre i cittadini di fronte a un voto su una proposta di revisione costituzionale molto ampia, che avesse al suo interno alcune parti su cui si poteva essere d'accordo e altre parti su cui si poteva essere in disaccordo, questa volta si è deciso invece di procedere con diciamo tanti piccoli pacchetti di riforme, e di questi tanti piccoli pacchetti di riforme, al momento l'unica che, diciamo, ha raggiunto l'approvazione parlamentare e che quindi arriva al momento di chiedere il voto dei cittadini è la revisione che riguarda il numero dei parlamentari. Inizialmente non era così. Diciamo, questa legge di revisione costituzionale è partita, diciamo, l'intento riformatore in questa occasione è partito già fin dall'inizio della legislatura, quando, nonostante, diciamo, il vertice del governo fosse rappresentato dalla stessa persona fisica, come tutti ricordiamo, invece le condizioni politiche erano abbastanza diverse. Con quelle condizioni politiche abbastanza diverse, quindi con la maggioranza del Movimento 5 Stelle e della Lega, si è addivenuti a diciamo, la condivisione di un programma che prevedeva anche un pacchetto di riforme costituzionali che tra loro avevano un certo legame e tra le quali era anche prevista la riduzione del numero dei parlamentari, ma tra le quali era anche prevista il potenziamento di strumenti di coinvolgimento popolare attraverso, diciamo, il potenziamento di strumenti referendari e altri strumenti che in qualche modo da molti venivano intesi come una vera e propria trasformazione dell'idea della democrazia parlamentare italiana. Di quel pacchetto di strumenti, al momento diciamo cruciale del passaggio, perché la legge di revisione costituzionale ha bisogno di diversi passaggi parlamentari a differenza di una legge normale, e quindi nel momento clou dell'ultimo voto parlamentare necessario per, diciamo, decidere sull'esito della legge, cioè pochi giorni prima c'è stata la crisi di governo che ha condotto poi all'esito della formazione di un nuovo governo del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico. In quell'occasione
oggetto diciamo, della formazione del nuovo governo è stata anche l'appoggio o meno rispetto a questa proposta di revisione costituzionale. E perché dicevo all'inizio che diciamo, la genesi politica è stata una genesi rocambolesca? Perché quella proposta di legge di revisione costituzionale che in tutte le votazioni parlamentari precedenti, pur avendo ricevuto comunque un sostegno parlamentare ampio, aveva ricevuto diciamo, gli unici voti contrari più o meno in blocco del gruppo del Partito Democratico, nell'ultima votazione ha ricevuto un sostegno parlamentare quasi unanime, stiamo parlando di un voto parlamentare alla Camera dei Deputati di quasi il 90% dei componenti, quindi non soltanto dei votanti, con un numero di presenti, adesso a memoria non lo ricordo, ma è, se non sbaglio erano più di 550 i presenti, quindi la Camera quasi all'unanimità, con un numero di voti favorevoli che si avvicina al 90%, perché il voto del gruppo del Partito Democratico, che in tutte le occasioni precedenti era stato un voto contrario, poi con alcune eccezioni, è stato un voto invece favorevole. È stato un voto favorevole e questo è stato, diciamo, in qualche modo motivato dal gruppo del Partito Democratico attraverso una diversa idea rispetto al progetto di riforme che avrebbe dovuto accompagnare questa stessa misura. Questa è, diciamo, la genesi e questo è l'oggetto di cui si discute. Il contesto di cui si discute è un contesto molto, molto, diciamo, dibattuto, è una questione, come tutte le questioni polarizzanti, è un dato già che a fronte di un voto parlamentare nell'ultimo passaggio del 90% di deputati favorevoli, per come vada, siamo tutti ragionevolmente indotti a pensare che i cittadini non si esprimeranno con la stessa percentuale di favorevoli e contrari. La cosa in parte è naturale, si porta di fronte ai cittadini, di fronte al voto, un'alternativa netta. È chiaro che, come dire, le percentuali si riallineano, ma questo è già un certo dato. Un tema sul quale è possibile discutere, non sempre le discussioni sono discussioni, come dire, pacate, ma credo che è possibile addirittura anche cambiare idea e credo che anche molti non abbiano le idee chiarissime e forse non ce l'avranno neanche fino al momento in cui si recheranno al voto la domenica e il lunedì 20 o 21, 21 e 22, quando è. Quindi per questo abbiamo con noi, diciamo, due esponenti delle ragioni del no e delle ragioni del sì. E per questa ragione credo che sia utile, diciamo, discutere sulla base di alcuni temi. Io darò la parola a loro prima per qualche minuto, diciamo, di come dire, motivazioni generali e poi cercherò di sollecitarli. Credo che sia un tema sul quale poi ha senso anche lasciare, diciamo, diversi minuti di discussione generale. Un punto importante, il referendum costituzionale, cioè quel tipo di referendum che ci troveremo a dover partecipare tra pochi giorni, a differenza del referendum abrogativo, non prevede nessun requisito di quorum, quindi anche se votassimo soltanto le persone che sono qui sarebbe comunque valido, a differenza del referendum abrogativo che invece ha bisogno di un certo numero di votanti per essere valido. Questa ragione perché si usa dire che il referendum costituzionale ha una natura confermativa e oppositiva, cioè uno strumento messo in mano a chi è contrario alle riforme costituzionali, e in qualche modo questo è perché diciamo, è chi è favorevole a cambiare le riforme che deve convincere. Per questo motivo credo che, diciamo, posso togliermi dall'imbarazzo di decidere chi deve parlare per primo, perché se usiamo dire che come dire, è il no che non ha bisogno di motivazioni per essere espresso, quindi sentiamo prima la ragione del sì. Prego. Buonasera a tutti, grazie per questo invito e soprattutto grazie per questo evento. È molto importante anche perché in questi giorni ho avuto modo di girare molto il territorio e ci sono delle persone che ancora adesso non sanno che voteremo in Friuli Venezia Giulia, tant'è mi chiedevano ma votiamo ancora anche qui, siete sicuri? Sì. E quindi veramente grazie mille, sono momenti di confronto molto importanti
Noi questa riforma l'abbiamo definita una riforma storica. Per quale motivo? È una riforma che i cittadini chiedono e attendono da tantissimo tempo, da quasi 40 anni. Tant'è che in questi 40 anni sono state tante le occasioni in cui si è arrivati quasi a ridurre il numero dei parlamentari, che puntualmente sono state poi disattese. Per quale motivo? Perché a volte i testi, magari dopo un passaggio in una delle due camere, finivano puntualmente affossati o dimenticati in qualche cassetto di una delle due camere. Oppure, come abbiamo avuto modo di ascoltare poco fa, c'è stata l'occasione in cui venivano proposte delle riforme così ampie che puntualmente venivano bocciate, come è accaduto appunto nelle ultime due occasioni del 2006 e del 2016. E questo, come detto in precedenza, è stato un chiaro segnale da parte dei cittadini che i cittadini non vogliono una riforma che contenga tantissime modifiche al suo interno, ma vogliono qualcosa di chiaro, di comprensibile, qualcosa di puntuale, ed è esattamente quello che abbiamo deciso di proporre con questa riforma, che come detto contiene soltanto tre articoli che chiedono un'unica cosa, la riduzione del numero dei parlamentari. E questa è una cosa importante. Altra cosa importante, questa è una riforma che come detto è stata chiesta dai cittadini per tantissimo tempo e che puntualmente non si è riuscito a portare avanti. Noi, a differenza degli altri, come detto, insomma, poi ci sono state un po' di tira e molla in questi 2 anni, però è un percorso che è iniziato 2 anni fa e che abbiamo portato avanti, siamo riusciti a portarlo fino a questo punto e quindi la riforma è stata chiesta dai cittadini, ma questo referendum, come detto prima, no. Come detto, giustamente il referendum può essere confermativo, può essere chiesto o da un quinto dei membri di una delle due Camere, in questo caso ovviamente il Senato, ci sono meno persone, quindi è stato più facile raccogliere le adesioni, oppure da 5 consiglieri regionali, oppure ancora semplicemente raccogliendo 500.000 firme. Ecco, se qualora l'iniziativa del referendum fosse partita dai cittadini, noi avremmo apprezzato molto di più perché quando si dà voce ai cittadini è sempre una cosa molto positiva. In questo caso purtroppo così non è stato, anche se devo dire all'interno del Parlamento appunto non è partita nessuna raccolta firme, ma all'esterno c'è stata un'iniziativa che è stata quella dei radicali che hanno tentato di raccogliere le firme, ma in 3 mesi sono riusciti a raccogliere soltanto, anzi neanche 700 firme. Quindi comunque un chiaro segnale. Quindi io semplicemente, ah sì, una cosa importante è anche quanto queste occasioni di confronto sono molto importanti perché in questi giorni abbiamo assistito a continue fake news, a continui, poi tra l'altro purtroppo i social media in questo non aiutano, alla circolazione di notizie puntualmente false. Abbiamo assistito appunto a quel video che è circolato tantissimo, per cui in tanti, soprattutto giovani, mi hanno inoltrato il contenuto attraverso le varie chat di un video che si riferiva invece alla riforma costituzionale del 2016, dove si vede una persona che srotola questo papirozzo lunghissimo e abbiamo detto prima, insomma, poi è facile riuscire a distinguere le due riforme. Quindi io vado a chiudere semplicemente dicendo perché sì, come detto, perché è una cosa che ci hanno chiesto i cittadini in tutte le salse e per tantissimo tempo e soprattutto perché l'obiettivo primario di questa riforma è cercare di consegnare ai cittadini delle istituzioni che possano lavorare rapidamente e soprattutto dare delle risposte rapide ai cittadini, rapide a quelle che sono le richieste, le istanze, le problematiche dei cittadini, cosa che purtroppo adesso, per i motivi per cui magari vedremo dopo, non avviene. Grazie mille, l'onorevole Decano del Movimento 5 Stelle. Come avete capito, diciamo, il voto parlamentare è stato di un massiccio supporto a questa riforma e questo è il motivo per cui probabilmente il motivo per cui le ragioni del no non vengono veicolate da un altro parlamentare, ma vengono veicolate da Franco Belci, che molti qui conoscono, ma insomma è stato segretario generale regionale della CGIL. Prego. Io volevo cominciare da una piccola premessa, anzi da due. La prima è che ormai ogni referendum in questo paese diventa un'ordalia, no? Quindi le cose che andrebbero innanzitutto rifiutate sono le posizioni del sì, per cui chi vota no è casta, che è un'argomentazione che si confuta da sé, perché
molti, perché molti cittadini, dopo sui cittadini ci ritorno, molti cittadini voteranno no, sono assolutamente casta. Quindi la politica purtroppo si dimentica di andare oltre il circuito dei gruppi dirigenti. Questo temo che sia un difetto di tutti i politici, e si dimentica che i 60 milioni di italiani hanno livelli culturali, di preparazione e di sensibilità politica molto diversi. Anche per questo io non mi sentirei, ma credo che sia difficile per tutti essere certi di quello che vogliono i cittadini. Beato chi le certezze, io credo che ci si misuri su interpretazioni dell'opinione pubblica, poi cosa vorranno i cittadini veramente lo si vedrà il 20 e il 21 settembre. Così non sono neanche d'accordo con alcuni, io ho visto, a dire la verità, qualche cartello del no che dice più parlamentari, più democrazia, meno parlamentari, dittatura, diciamo. È una cazzata, ecco, per dirla con un francesismo, perché se si pongono le cose in questi termini non c'è più ragione di discutere. Invece io sono d'accordo che su questi temi, come è stato nel 2016, si debba soprattutto discutere, dopo trarre eventualmente delle conclusioni. Ci sono state altre argomentazioni che sono talmente, come dire, di basso livello che non le riprendo neppure. Io credo invece, lo diceva Faraguna prima, che sia importante ricordare la storia dei numeri dei parlamentari, perché non è così nota, semplice, ma non è così nota. Ora, come molti sapranno, nel 48 sono stati fissati dei rapporti tra rappresentanti e rappresentanti, non c'era nulla fisso. La Camera aveva 1 a 80.000, il Senato 1 a 200.000 su base regionale, e nel 48 l'Italia aveva 46.210.000 abitanti. Nel 63 si è capito che il trend demografico avrebbe portato a un'eccessiva rappresentanza, cioè se noi ragionassimo oggi coi criteri adottati dai padri costituenti avremmo 753 deputati e 301 senatori, perché il Senato poi era stato reso iper rappresentativo dalla riforma del 63, che è una riforma che ha portato al numero fisso di parlamentari che abbiamo oggi, cioè 630, parentesi più 12 del collegio estero, 315 più 6. Allora chi mi ha proposto questo, vabbè, però sono ridotti proporzionalmente. Sono ridotti proporzionalmente. Ecco, credo quindi che io non sono, come dire, in linea di principio contrario a una riduzione dei parlamentari, però voglio una riduzione che sia ragionata, non che discenda da uno schema ideologico. Sono troppi, come facciamo? Li riduciamo di un terzo. E io non ho capito, non ho avuto tempo di seguire, di leggere il dibattito preparatorio, ma non ho capito perché si tratti di un taglio del 36,5%, che produce degli effetti distorsivi di cui ovviamente dopo cercherò di dare ragione. Grazie mille Franco Becci, trovo anch'io che ci siano pessimi argomenti per il sì e pessimi argomenti per il no, che vengono spesso, diciamo, messi sul campo. Noi dobbiamo cercare di, come dire, condurre un dibattito in cui invece tiriamo fuori degli ottimi argomenti per il sì e degli ottimi argomenti per il no, ma anche su questo credo che ci siano, se non ottimi, dei buoni argomenti per il sì e dei buoni argomenti per il no. Per continuare e cercare di, come dire, anche mettere un po' di pepe, io, diciamo, continuerei ponendo alcuni quesiti, e quindi da parte del moderatore smoderato cercherò di porre dei quesiti che in qualche modo rappresentano le ragioni contrarie quando parlo con i due. E quindi io chiederei all'onorevole De Carlo innanzitutto, viene spesso utilizzato l'argomento comparativo, no? Per dire che questa è una riforma necessaria, perché se noi confrontiamo il numero dei parlamentari italiani rispetto a quello di democrazie comparabili, i parlamentari italiani sono troppi. Però quando si usa l'argomento comparativo bisogna sempre stare un po' attenti a comparare le cose giuste. E quindi qui il guaio è sempre comparare il Parlamento italiano con che cosa? Se noi compariamo il Parlamento italiano nel Regno Unito, ci mettiamo dentro la House of Lords oppure no? Certamente no. Allora bisogna stare un po' attenti su questo. E se si fanno le comparazioni
comparando organi che hanno funzioni simili, i numeri sono un po' diversi e resta il fatto che l'Italia è certamente un paese con una rappresentanza piuttosto generosa. Ma se noi facciamo la comparazione, la prima cosa che salta all'occhio, senza dubbio, è che l'anomalia certa, l'unicum mondiale del Parlamento italiano è il bicameralismo perfetto simmetrico paritario. Questo non c'è dubbio. E perché andare a incidere con una riforma proprio su la riduzione del numero dei parlamentari, che tutto sommato è un argomento che poi si può utilizzare in altre cose, e non invece su quello che è veramente un unicum? E qui tradisco anche la mia perplessità rispetto all'approccio: bisogna fare soltanto riforme piccole e puntuali, perché spesso, diciamo, riforme ambiziose implicano, diciamo, parti che si leggono insieme, quindi una riforma veramente utile non può essere una riforma specifica, perché sennò non funziona. Ma le chiedo, se proprio dobbiamo intervenire sulla nostra anomalia, perché il numero dei parlamentari, quando invece abbiamo un'anomalia che ha impatti anche sul funzionamento, che è ancora più evidente rispetto a tutte le altre democrazie parlamentari? Allora, noi abbiamo deciso di iniziare da questo tipo di riforma che, come detto, collegata a tutta una serie di riforme, porterà poi effettivamente a quello che è il risultato che vogliamo ottenere. Intanto, prima è stata detta una cosa importante: io tendenzialmente evito di fare paragoni tra paesi che, come detto, hanno intanto sistemi istituzionali molto differenti e anche sistemi elettivi molto differenti. La comparazione si può fare, oltre che in termini di numero di parlamentari, anche però, infatti ne parlavo giusto ieri, in termini di spesa dei parlamenti all'interno dei paesi, e anche in quel caso possiamo dire di riuscire a detenere un record. Una cosa importante che non è stata detta prima, perché il ricordo della parte storica è fondamentale, però è anche importante sottolineare che rispetto al passato sono cambiate tante cose. Ad esempio, abbiamo adesso i comuni, abbiamo le regioni, che negli anni hanno acquisito sempre più potere legislativo. Poi negli anni è stato formato anche il Parlamento europeo, quindi quello che possiamo dire è che in termini di rappresentatività sicuramente i cittadini hanno molti più strumenti per riuscire a ottenere quelli che poi sono i risultati alle proprie istanze. E quindi questa è una differenza importantissima rispetto al passato. Un'altra differenza è che nel momento in cui è stato definito che doveva esserci un parlamentare ogni 80.000 persone, ovviamente si parlava di altri tempi, quindi oltre al fatto che non ci fossero tutte queste istituzioni comunque vicine ai cittadini, c'è anche da considerare il fatto che in questi anni i tempi sono cambiati ed è molto più facile riuscire ad arrivare ai parlamentari. Abbiamo dei mezzi di comunicazione totalmente diversi. Prima cosa succedeva? Le persone dovevano per forza scendere in piazza, dovevano aspettare le lettere, rispondere alle lettere. Adesso i mezzi di comunicazione sono molto più rapidi. Io questa sera non sarei qui se non fosse stato grazie a questi nuovi mezzi di comunicazione. Grazie. Franco Benci invece chiedo adottando una strategia contraria, la stragrande maggioranza, se non forse tutte le proposte di revisione costituzionale più o meno ampie che sono state, diciamo, poste all'attenzione del Parlamento negli ultimi 20-30 anni da schieramenti politici molto diversi, tra i suoi contenuti aveva anche la riduzione del numero dei parlamentari in proporzioni diverse, accompagnata da altre cose, ma questo è stato un massimo comune denominatore che ha contraddistinto praticamente tutte le riforme. In questo caso il massimo comune denominatore è l'unico oggetto, non è ragionevole partire almeno da questo? Io non credo, perché come hai detto prima, le precedenti riforme di riduzione dei parlamentari erano collegate a ottiche di sistema, quindi avevano delle ragioni precise di carattere politico e di carattere tecnico. Ecco, voglio dire, rispetto a quello che ha detto l'onorevole De Carlo, che i comuni, sì, è vero che la rappresentanza si è articolata nel tempo, ma i comuni esistevano nel 1948, non è che non esistessero, le regioni
dal 78 e sono tutti organismi che hanno compiti e funzioni diverse, quindi la rappresentanza non si può misurare così a chilo, si deve misurare a seconda delle funzioni che i vari organismi svolgono. Se ho un problema che riguarda la mia città, non vado dall'europarlamentare, ma vado dal parlamentare che penso mi rappresenti. Ecco, detto questo, io credo... Scusa se mi interrompo, forse proprio su questo tema, vado dal parlamentare che mi rappresenta, quindi passando all'onorevole De Carlo, riguardo alla rappresentanza proprio di territori, magari di territori periferici, magari facciamo un'ipotesi, visto che siamo in un circolo culturale sloveno, di territori periferici con delle minoranze molto diciamo particolari. Può capitare che una regione che oggi ha 7 senatori si ritrovi ad averne soltanto 4, quindi con una riduzione significativa del numero dei parlamentari. Può capitare che questo taglio determini la impossibilità di garantire attraverso degli accordi politici non ovviamente vincolanti a un seggio riservato, ma garantire la presenza di un senatore che rappresenti una certa minoranza. Sto facendo uno scenario astratto che ovviamente non ha nessun legame con il territorio e il luogo in cui siamo. Ovviamente sono ironico e dico che questo è probabile che avvenga. Non è un problema per un paese che ha una grande eterogeneità da un punto di vista geografico, sociale. Non è normale che l'Italia abbia più parlamentari per cittadino che non la Francia o la Germania, che sono paesi magari un po' più omogenei? Allora, intanto per quanto riguarda la rappresentatività, sicuramente non andrà a incidere questo taglio del numero, questa riduzione del numero dei parlamentari, ma il discorso sarà rimandato piuttosto alla legge elettorale, perché sarà con la legge elettorale poi che si dovrà trovare il modo di garantire rappresentatività e soprattutto maggior voce ai cittadini che dovranno, per quanto ci riguarda, scegliere chi entrerà all'interno delle istituzioni. E, per quanto riguarda questo discorso, appunto, proprio in sede di discussione della legge elettorale all'interno del Parlamento, abbiamo avuto occasione di ascoltare la comunità slovena che ovviamente è venuta a porci quelle che sono le proprie perplessità come conseguenza anche della riduzione del numero dei parlamentari. Perché come detto l'intervento poi va fatto in legge elettorale oppure eventualmente anche con un'ulteriore modifica costituzionale, visto che comunque per nostra Costituzione deve essere garantita comunque voce a quelle che sono le nostre minoranze linguistiche, che ricordo sono 12 all'interno del nostro paese. In quell'occasione, proprio perché io come eletta del territorio, tra l'altro io vivo a Trieste da 13 anni ormai, come eletta del territorio ho sempre ascoltato le voci di tutti quanti. Ieri ero in montagna, l'altro giorno ho girato quasi tutta la regione e mi sento anche portavoce di tutti i cittadini che hanno bisogno di portare delle proprie istanze alla nostra attenzione, come è capitato appunto in occasione in sede di discussione e di approfondimento della legge elettorale, perché come sapete abbiamo l'occasione di ascoltare tutta una serie di esperti che possono aiutarci poi a animare il testo, a renderlo molto più adatto a quelle che sono le esigenze dei territori. Vado subito, so che i tempi sono limitati, quindi vado subito a chiudere. Io approfitto per dire che appunto domani, tra l'altro, avrò tutto pomeriggio solo con la comunità slovena, dove porterò avanti su quanto in questi mesi abbiamo lavorato proprio per riuscire a capire come può essere data voce a una comunità che in questi anni, alla fine, se non agganciandosi a dei partiti, non hanno mai avuto possibilità di averla. E come sapete, tra l'altro, in Slovenia ma anche in Croazia c'è un seggio garantito agli italiani, alla comunità italiana, a prescindere da quelle che sono il numero degli elettori e il numero dei votanti. Quindi si sta portando avanti tutta una serie di ragionamenti anche in questa direzione, appunto perché, come detto, io sono rappresentante del territorio, ma di tutto il territorio e a prescindere dai numeri. Grazie. Franco Becci, poi aprirei a, diciamo, domande, interventi, eccetera. Franco Becci, non è venuto fuori l'argomento che invece spesso viene utilizzato, e spesso viene utilizzato soprattutto in un modo che lo fa annoverare tra quei pessimi argomenti, non è venuto fuori l'argomento del risparmio, e questo capisco che in tanti dibattiti non viene fuori, perché, ma io chiedo, i numeri che vengono
portati, spesso forse sono un po' esagerati, si è parlato, se non sbaglio, di 500 milioni a legislatura, poi perché a legislatura, non all'anno. Le spese di funzionamento bisogna analizzarle per bene, le spese di funzionamento legate all'indennità dei parlamentari tutto sommato sono una parte abbastanza piccola delle spese di funzionamento delle Camere, insomma forse bisogna stare un po' attenti a non esagerare, non come dire, appunto taroccare i numeri, però anche se non li tarocchiamo, li guardiamo come stanno, diciamo perché no? Di questi tempi, insomma, sono tempi di grandi sacrifici economici, forse molti cittadini percepiscono che una Camera di 600 deputati, una di 400, tutto sommato è abbastanza grande comunque, e comunque si risparmierebbe non poco, forse solo simbolico, ma perché no? Ma perché i risparmi, se si vogliono fare, non si fanno sulla democrazia, si fanno su altro, si fanno sugli aerei, sui 15... aerei da costi esorbitanti, si fanno sugli apparati eccessivi della Camera o del Senato. Però tanti direbbero, facciamoli anche su quello. Sì, però, non, però mi pare, non, su questo, non mi pare un argomento pregnante, un argomento da discussione su una questione di rilievo costituzionale, visto anche le dimensioni del risparmio. Piuttosto io sgombrerei il campo da un'altra questione, che è quella della legge elettorale. Perché la legge elettorale forse l'avremo, forse non l'avremo. Io sono piuttosto pessimista, perché vedo che questo governo, che si era impegnato a eliminare i decreti Salvini, l'ha detto ma non l'ha fatto, e non ha mantenuto tanti altri impegni. Quindi siccome io ho fatto 35 anni sindacalista, i miei predecessori mi hanno insegnato che prima vedere i soldi e poi vendere cammello, quindi lo trovo un argomento inconferente. Io invece entrerei nel merito dell'incongruenza rispetto ai territori, che mi pare il vero problema, anche perché è vero che come dire, i confronti con le situazioni europee dipendono molto dai sistemi da paese a paese. Allora, la prima, avviene una modifica significativa della rappresentanza territoriale che danneggia i territori più piccoli, questo è assolutamente innegabile, quelli dalla morfologia più articolata con la montagna, quindi con difficoltà di trasporto, e poi vengono penalizzate le minoranze linguistiche e culturali. Ma c'è un'altra questione, e faccio un esempio concreto. Trentino Alto Adige, 1 milione di abitanti. Alla Camera perde 4 parlamentari, quindi da 11 va a 7, al Senato ne perde uno solo e va a 6, totale 13. La nostra regione, 1.250.000 abitanti, alla Camera 13 parlamentari aveva, ne perde 5, arriviamo a 8, al Senato aveva 7 senatori, sempre se vincesse sì, ne perde 3. E quindi ne ha 4. Quindi abbiamo una situazione in cui una regione più piccola è meglio rappresentata di una regione più grande. Poi sappiamo tutti come è nato come è nata la regione Trentino Alto Adige, c'è la tutela internazionale, ma questo non risolve il problema logico. Secondo tema, l'effetto cosiddetto ipermaggioritario, cioè si rischia in alcune situazioni che tutta la rappresentanza vada a 2-3 partiti maggiori. Io mi sono fatto uno schemino per vedere cosa succederebbe oggi se vincesse il sì e se in Friuli Venezia Giulia venissero confermati al Senato, in questo caso, i risultati del 2018. Il centrodestra avrebbe 43,7%, 3 senatori, Movimento 5 Stelle 24,9%, 1 senatore, centrosinistra 24%, nessun senatore. Questo mi pare un problema politico serio di rappresentanza, cioè quando noi in un paese che ha un alto tasso di assenteismo ci troviamo con un quarto dell'elettorato che non viene rappresentato, abbiamo un problema sicuramente di qualità della democrazia. Grazie, io a questo punto raccoglierei, mi rendo conto che ci sono tante cose su cui replicare, ma forse anche nel dibattito ne ha occasione, raccoglierei qualche domanda se c'è, se no
sì, continuo anche io. Prego. Non possiamo passare il microfono per protocolli, quindi... Cerco di tenere la voce molto alta. Previo da un po'. Si sente. Se no, magari cerchiamo di impegnarci tutti a fare domande precise e poi la sintetizzo io con il microfono. Cioè, chiedo scusa all'onorevole De Carlo, probabilmente non ho ben capito, però forse non si è spiegata bene lei. Io tornerei sulla domanda di Pio Faraguna relativamente all'Italia, al sistema parlamentare italiano che presenta la, diciamo, emblematica anomalia di avere due camere che fanno le stesse cose in pratica, che hanno le stesse funzioni, no? E quindi troverai lì la correzione da fare, insomma, no? Ecco, a me io forse non ho compreso bene la risposta, ecco, potrebbe tornare sulla... A beneficio di tutti soltanto, e cerco anche di estremizzarla così rispondo a Roberto che dice che non sono un moderatore moderato, perché non eliminare una camera del tutto piuttosto di invece ridurre i parlamentari delle due camere, così anche tutti i costi di funzionamento si risparmia molto di più, eccetera. Così non era proprio così, ma la spingo ancora di più. Ah, direttamente. Allora, noi personalmente, parlo poi dell'opposizione del Movimento 5 Stelle, riteniamo che comunque mantenere due camere, però magari con qualche aggiustamento, sia utile. Intanto perché spesso è capitato che dopo il passaggio in una delle due camere servisse fare qualche intervento prima che effettivamente la legge venisse poi promulgata. Quindi diciamo che io non la vedo come una cosa negativa il fatto di avere questo unicum a livello europeo, anzi, cioè se l'abbiamo conservata per tutti questi anni e se è stata costruita in questa modalità, anzi, una cosa che magari va valorizzata. Però ecco, sono piuttosto da fare degli interventi. Attenzione, l'unicum non è avere due camere, l'unicum è avere due camere che fanno la stessa cosa. Sì, sì, no, ma infatti questo sto dicendo. Infatti, gli interventi che verranno fatti a seguito della riduzione del numero dei parlamentari obbligatori saranno poi intervenire su quelli che sono i regolamenti, le prassi parlamentari che consentono poi anche magari di differenziare quello che lavora all'interno delle due camere e insomma superare quelle che sono le problematiche odierne che impediscono un rapido svolgimento di quelli che sono i lavori. Grazie. Non si supera, scusa, intervenendo sui regolamenti. Io parlo di funzioni all'interno del Parlamento. Certo, io non ho mai visto che si modifichino attraverso una modifica dei regolamenti. Glielo mostreremo. No, però qualcuno dice, diciamo, il fatto di modificare le composizioni, non certamente per modificare, diciamo, la natura profonda del bicameralismo perfetto e paritario, ma la modifica dei numeri obbliga sicuramente alla manutenzione dei regolamenti parlamentari che anche lì, come altre cose, si dice sono ancora ispirate all'impianto dei regolamenti del 71 e hanno bisogno di una manutenzione straordinaria da tanto tempo e la modifica dei numeri su alcune cose determina un obbligo di manutenere perché il numero delle commissioni, per dire il numero dei componenti delle commissioni, ovviamente non può essere lo stesso con una composizione di due terzi delle Camere. E quindi questa potrebbe essere l'occasione per una manutenzione anche su altri aspetti. Però, come spesso giustamente anche l'esperienza sindacale di Belci ha ricordato, come dire, promettere il completamento della cosa che funziona meglio dopo è una tattica che spesso poi non porta a ottimi risultati. Altre domande? Forse era solo perché era venuto prima, non perché... No, solo una piccola domanda. Questa riforma incide sui 12 collegi elettorali degli italiani all'estero che hanno dimostrato una certa scarsità di qualità in termini di eletti? Domanda, i 12 all'estero, diciamo, forse posso rispondere direttamente io. Se è stata introdotta un po' di anni fa una revisione costituzionale che, come dire, ha suscitato poi anche tra l'altro effetti politicamente imprevedibili, perché adesso vado un po' leggero, ma è stata introdotta probabilmente con il ricordo che gli italiani dell'estero erano tutti di estrema destra e dopodiché invece, diciamo, in alcune tornate elettorali sono stati proprio gli italiani all'estero che hanno garantito delle lievi maggioranze al centro-sinistra, ma sono stati introdotti dei seggi riservati a queste circoscrizioni estero. La riforma incide anche su questi numeri, proporzionalmente, diciamo, riduce da 12 a 8 alla Camera e da 6 a 4 al Senato. Quindi, diciamo, se lei è molto contrario all'esistenza di questa circoscrizione estero come tanti, diciamo, non può essere completamente soddisfatto perché non si eliminano proprio, ma si riducono, ecco. Prego. Vuoi farla? No. Cerco di usare la voce alta. Bene. E io spesso quando leggo un libro guardo chi l'ha scritto per capire anche l'esperienza, il bagaglio che ha e per cui si esprime su un argomento.
mi viene in mente che Nilde Iotti, che è stata la prima donna a ricoprire la terza carica dello Stato e per tre volte è stata il presidente della Camera, e in qualche maniera sosteneva una riduzione del taglio dei parlamentari per migliorare la funzionalità del Parlamento. Volevo sapere chi è per il no, perché in qualche maniera, rispetto anche il fatto che lei sosteneva che c'era comunque una diversa articolazione anche della rappresentanza da quando sono stati fatte le Camere del Senato e del No, mi meraviglio che tu che sei consigliere regionale tiri fuori un argomento che è già stato demolito nel dibattito pubblico, ma insomma demoliamolo ancora un poco. Nilde Iotti è vero che sosteneva la riduzione dei parlamentari, ma dentro un progetto di riforma complessiva che è sempre stato l'orizzonte in cui questa riduzione ha camminato nella storia del costituzionalismo. C'erano varie posizioni sia all'interno della Costituente sia nel dibattito della sinistra, ma tutti quanti riconoscevano il fatto che se si andava a toccare il Senato lo si andava a toccare per intervenire sul bicameralismo perfetto. La cosa strana è che invece qui si va a toccare solo il numero e le competenze rimangono uguali. Io ripeto, sono molto perplesso sul fatto che tu, togliendo un chilo a uno, lo induci a ragionare meglio, a organizzarsi meglio, andare al supermercato e a spendere meno. Quindi io cerco di ragionare con le cose che ho sotto gli occhi. La risposta è questa, insomma, ci sono sempre stati nella sinistra anche posizioni, sempre hanno riguardato l'assetto complessivo dell'organizzazione del Parlamento. Mai nessun parlamentare o intellettuale di sinistra una riduzione secca dei parlamentari. Allora, diciamo la stranezza. Diceva ci sono le regioni, si può scendere come numero. Allora, diciamo che la stranezza, la stranezza della genesi del bicameralismo italiano è legata a vicende molto antiche, ma l'Assemblea Costituente, diciamo, era composta da famiglie che avevano delle idee molto diverse su questo tema, e questa, diciamo, ormai è proprio storia, avevano idee molto diverse e, diciamo, la posizione mainstream del Partito Comunista era quella invece di sostenere un sistema monocamerale, perché si temeva che la seconda Camera, per come era stata, diciamo, conosciuta negli altri esempi di ordinamenti, la seconda Camera fosse una Camera di rallentamento e in qualche modo di, rallentamento borghese alle ragioni della rivoluzione che si affermava all'interno. Lei dice di no, ma vabbè. No, integralmente cosa ha detto integralmente. Ah, lei ha sentito integralmente l'Assemblea Costituente? Perché è pubblicato quello. Sono 12 volumi. Sono in rete. Allora, va bene, d'accordo. Allora, sono in rete. Va bene. Noi possiamo, sono tanti di quei livelli che possono scendere. Noi possiamo discutere di molte cose, adesso in questo momento ho il vantaggio di raccontarvi queste cose e dopodiché ne discutiamo in separata sede, se vuole. Diciamo, secondo la storia che hanno insegnato a parte di noi che insegniamo diritto costituzionale e che noi cerchiamo di insegnare poi anche a chi il diritto costituzionale cerca di impararlo, la posizione del Partito Comunista era quella di sostenere un monocameralismo, mentre la posizione di diversi altri partiti e forse la maggioranza di altri partiti che sostenevano invece un sistema bicamerale avevano un forte disaccordo su che cosa poi dovesse fare quella seconda Camera, come dovesse essere diversamente composta, che diverse funzioni dovesse avere, qual è stata la soluzione dell'accordo, perché poi una Costituzione bisognava scriverla, perché lì è dimostrato, alle volte è molto più difficile modificare una Costituzione di scriverla, perché quando devi scriverla e devi arrivarci a un punto di accordo, quando devi modificarla puoi non modificarla e lasciare le cose come stanno, ed è quello che insomma la storia recente ci insegna. Siccome loro dovevano trovare una soluzione, la soluzione trovata è stata quella di adottare un sistema bicamerale, ma il Partito Comunista non avrebbe mai concesso e mai mollato la natura direttamente elettiva anche della seconda Camera, cioè il fatto che anche la seconda Camera rappresentasse direttamente il popolo e non rappresentasse delle camere di professioni che assomigliavano alla Camera dei Fasci e le corporazioni.
alla base di questo accordo ci sta quella che è, lo dico semplicemente con un fare descrittivo, quella che è tutti i paesi di democrazie parlamentari comparabili, è un'anomalia, cioè di avere sì due camere, ma due camere che hanno le stesse identiche funzioni. Attenzione, perché nel disegno originario del 48 avevano sì le stesse funzioni, ma non erano proprio identiche, c'era una differenza gigante, una ce l'abbiamo ancora, e forse diciamo molti qui non lo ricordano o non lo vivono quando si presentano in cabina elettorale, ma alcuni invece lo vivono perché ricevono una scheda sola a differenza di due, cioè l'elettorato vota e chi anche viene eletto, ma questo forse ha meno impatto pratico, ma chi vota è diverso alla Camera e al Senato. Sapete che a 18 anni si può votare alla Camera, al Senato invece soltanto a partire da 25, e non è una differenza da poco, e questa differenza permane. Nel disegno originario c'era anche una differenza di durata, cioè il Senato doveva stare in carica di più, e c'era anche questa idea della rappresentanza regionale. Cosa è successo? Che con diciamo riforme elettorali e successivamente costituzionali, queste differenze, neanche piccole, subito a partire diciamo dalle prime legislature, sono state eliminate. Quindi l'anomalia sta nel fatto che c'erano posizioni diverse che sono state risolte da un accordo che poi ha generato effettivamente un bicameralismo che esiste soltanto in Italia e che per molti anni ha funzionato quasi come un monocameralismo, cioè finché i partiti politici hanno continuato a mantenere un forte ruolo di regia degli attori parlamentari, la Camera e il Senato potevano funzionare in un modo diciamo coordinato, proprio perché dietro l'azione di regia dei partiti politici era un'azione di regia molto forte. Conosciamo, non è più esattamente la realtà istituzionale. Poi ci sono diciamo delle altre vicende che hanno toccato la legge, che hanno determinato possibili esiti diciamo molto diversi al Senato e alla Camera, che quindi hanno determinato possibili cortocircuiti, ma questa è la diciamo vicenda istituzionale e storica. C'era qualche una mano alzata, forse, che l'ho visto, prego. No, vorrei capire. Facciamo passare il treno perché sennò è impossibile. Cioè, ne passano pochi a Trieste, ma proprio adesso. No, ma non passa. Ecco, no, volevo chiedere se ho capito bene che votando no significa che ho paura che un domani nell'elezione la destra vada al potere. Cioè, questa è una cosa che mi sembrava... Io credo di aver capito, lei, il signore, ripeto per tutti, dice ho capito bene che votando no io è come se esprimessi la paura che domani la destra va al potere, cioè che votando, se si vota sì è più facile che domani la destra vada al potere. Io capisco a che dibattito si riferisce, ma siccome è una domanda che credo in qualche modo sia rivolta al no, ora la gira Franco Belci. E un'altra cosa volevo anche chiedere. All'inizio, cioè quando nel 48 l'Italia, chiamiamola la massa della popolazione, aveva un livello di un certo tipo. Oggi siamo completamente differenti rispetto a quel periodo. Quindi c'è una cultura completamente differente. Abbiamo le persone, cioè l'analfabetismo, eccetera. Non esiste, a quel tempo probabilmente era corretto così. Oggi abbiamo bisogno di ridurre. E quindi però sì. Grazie Franco. Tra le anomalie degli ultimi due referendum, c'è una specie di secondo livello. In quello di Renzi è stato acquisito per strada, perché prima il referendum era chiaro, poi Renzi ha voluto trasformarlo nella... mancava di una legittimazione popolare, ha pensato di utilizzare lo strumento per acquisirla. Questo ha prodotto un effetto boomerang per lui, perché anche quanti, come dire, nel merito erano ancora incerti, hanno finito per votare. Allora oggi a me stupisce molto la
posizione di alcuni esponenti del PD, che in alcuni casi è proprio esplicita, dico non sono convinto, però voto sì perché altrimenti ho paura per il governo. Allora io credo che sia un po' prendere per il culo i cittadini, il cittadino ha tutti i diritti di votare secondo quello che è il merito della questione, di esprimersi o no secondo del merito, dopodiché in Parlamento avvengono le dinamiche che devono avvenire. Posso fare una domanda brevissima all'onorevole? Anche perché dopo voleva replicare, quindi ha una domanda in più a replicare. Poi abbiamo allora, io non sono innamorato dell'attuale numero e non lo scriverei sul Vangelo. Però quello che mi colpisce è perché abbiate usato il metodo, come dire, deduttivo, cioè bisogna tagliare di quanto tagliamo di un terzo. Io sarei stato disponibile a una riduzione dei parlamentari che avvenisse attraverso il metodo induttivo, cioè tutela delle minoranze linguistiche e culturali, tutela dei territori più piccoli, garanzia di rappresentanza sufficientemente estesa, individuiamo degli standard minimi su quelli che costruiamo. Ora, come dire, il risultato avrei potuto capirlo meglio. Un'operazione puramente matematica non mi convincerà mai. Onorevole De Campo. Allora, intanto molto interessante uno studio su cui sono capitata proprio in questi giorni, che seguendo proprio un metodo matematico ma certificato è stato definito che il numero corretto, mettendo in campo sia la rappresentanza che i costi che il numero dei cittadini, per l'Italia dovrebbe essere intorno ai 570 parlamentari. Quindi andando a cercare, insomma, magari poi se vuole le lascio anche riferimento, sono degli economisti. La radice quadra del numero. No, quello lì invece è l'Estone. Lui è l'Estone, il politologo Estone, però ci sono altri studi che lo certificano. E, però entrambi gli studi che certificano la tesi che sostiene. Quindi sì. Allora, io volevo soltanto tornare indietro e non mi soffermo ovviamente sui risparmi, anche se, ripeto, in un momento come quello che hanno passato i cittadini, che continuiamo a passare, qualsiasi tipo di risparmio non è assolutamente da banalizzare. E per quanto riguarda, lascio degli elementi in risposta a quanto detto prima perché possono essere sicuramente utili per i cittadini. Per quanto riguarda la legge elettorale, abbiamo votato il testo base la settimana scorsa in Commissione Affari Costituzionali e entro il 28 arriverà in aula, quindi si sta andando avanti. Ci sono ancora dei nodi da sciogliere, sono stati rimandati alla discussione in commissione. Per quanto riguarda i decreti Salvini, è sotto gli occhi di tutti il fatto che siamo stati travolti da una pandemia che ha tenuto impegnato il governo per cercare di dare delle risposte puntuali e rapide ai cittadini. No, mi lasci però concludere, non l'ho interrotta per cortesia. La bozza è pronta già da luglio, semplicemente ovviamente ci sono state delle precedenze da dare. Adesso, finito il referendum, finita anche la legge elettorale, torneremo su queste questioni che hanno assolutamente comunque importanza. E, per quanto riguarda la penalizzazione del territorio montano, io ripeto, passiamo da un rappresentante ogni 80.000 abitanti a un rappresentante ogni 100.000 abitanti. Io attualmente in Friuli Venezia Giulia noi siamo tra eletti del Movimento 5 Stelle. Io devo dire, insomma, ecco, magari si può avviare dei ragionamenti su quelli che sono i parlamentari che invece poi passano al governo e quindi in quel caso viene tolta rappresentanza ai cittadini che mandano una persona all'interno del Parlamento. Attualmente noi, in Friuli Venezia Giulia, ripeto, siamo in due e ci dividiamo un territorio di 1.200.000 abitanti. Io ieri ero in montagna, io continuo a fare dei tour, continuo a rispondere a tutte quelle che sono le richieste del territorio e quindi ciò su cui bisognerebbe piuttosto agire e intervenire è quella che è la qualità dei rappresentanti all'interno del Parlamento. Trentino Alto Adige, mi permettete soltanto questa piccola puntualizzazione, per quale motivo c'è quel numero di eletti in Trentino Alto Adige? Perché all'interno della legge c'è scritto espressamente che per regioni e province autonome va garantito un numero di seggi minimo che è il 3, che è il numero 3. E, quindi insomma basta fare un calcolo matematico per il Trentino, sappiamo che abbiamo due province autonome e quindi la somma è 6. Quindi poi mi manca soltanto la questione dell'aspetto ipermaggioritario. È inutile in questo momento fare tutta una serie di tesi e ipotesi perché
bisogna andare a ragionare su quella che sarà poi la legge elettorale. Solo a seguito della votazione sulla legge elettorale, e su questo io invito i cittadini, perché sarà importante per riuscire a dare rappresentanza e per riuscire a dare voce ai cittadini, far sì che vengano inserite piuttosto le preferenze all'interno della legge elettorale. Voi sapete che per il momento l'unica proposta è partita da parte del Movimento 5 Stelle, quindi ecco, c'è bisogno che i cittadini possano far sentire la loro voce e far pressione su quelli che sono i loro rappresentanti all'interno delle istituzioni. Ultimissima cosa, ci sono, non sono state citate, tutta una serie di riforme a cornice e come conseguenza, e riforme tra l'altro attualmente in discussione, visto che prima è stato citato l'elettorato attivo e passivo. Sapete bene che la settimana scorsa è stato votato al primo passaggio al l'elettorato attivo, quindi chi va a votare, noi insomma abbiamo sempre puntato finché la possibilità, anche per quanto riguarda il Senato, venga data anche ai giovani al di sotto dei 25 anni. Sull'elettorato passivo ci sono ancora delle discussioni in merito, però ecco, se qualche cittadino magari vuole dire la sua in merito a questo, sarà importante per me per portare la loro voce all'interno delle istituzioni. E c'è anche, è anche previsto il superamento della base regionale per l'elezione del Senato, e sarà importante, e anche questo farà sì che poi all'interno delle istituzioni, in particolare all'interno del Senato, non si creino maggioranze diverse da quelle per cui alla fine si vota ad esempio alla Camera. Sarà importante, ultima cosa, riequilibrare anche il peso dei rappresentanti che incidono sulla votazione del Presidente della Repubblica. Questa e insieme ad altre, poi ovviamente insomma c'è tutta una serie di cose su cui si può intervenire per far sì che questa legge, insieme a queste, produca quelli che sono i risultati che tutti ci attendiamo. Due domande, ma un chiarimento su questo. Proprio il fatto di dire noi vogliamo una legge elettorale con le preferenze, non è un argomento per dire la riduzione del numero e le preferenze ha l'effetto di avere una circoscrizione ovviamente più grande, quindi io ho bisogno di molte più preferenze, e quindi è una campagna elettorale che costa molto di più, e insomma l'esperienza ci dice che questo è piuttosto pericoloso, che il cittadino comune ha delle grandi difficoltà se deve arrivare a raggiungere 100, 200, 300 mila preferenze. Se invece le circoscrizioni sono più piccole, magari i sistemi elettorali, come dire, confrontano i cittadini in un altro modo, forse più semplice. Penso di essere la persona sbagliata alla quale fare questa domanda, per il semplice motivo che noi del Movimento 5 Stelle intanto abbiamo sempre cercato di portare avanti una politica a misura di cittadino, tant'è che io, come tanti altri miei colleghi, in campagna elettorale abbiamo speso cifre intorno ai 200-300 euro. E sì, quindi sì, è possibile fare senza le preferenze. Sì, 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 no, ma infatti, però per dire che dal nostro punto di vista, a prescindere, non si può fare politica, e quindi si può fare anche campagna elettorale senza ricevere, tra l'altro noi rifiutiamo anche 2 per 1000, e semplicemente impegnandosi a portare attenzione a quelle che sono le realtà territoriali. Poi questo è il nostro modo di fare politica e di vedere la politica, quindi può essere condivisibile o meno, però io ho detto in anticipo che sono forse la persona sbagliata alla quale fare questo tipo di domanda, perché noi abbiamo una concezione di politica vicina al cittadino diversa da quella degli altri partiti. Grazie, prego, ci sono due domande. Una è... Allora io volevo sapere, a prescindere dal numero dei parlamentari che adesso avete ben, parliamo un po' della qualità. Allora io vorrei capire come mai nessuno parlamentare, nessuna formazione politica sta parlando, oltre che di qualità, anche di metterla in atto. Un esame, io faccio l'agente immobiliare, per farlo ho dovuto fare un esame, come tante persone con le loro professioni devono fare. Allora avere questi parlamentari che non capiscono niente di economia, politica, diritto e tutte le materie che devono essere sicuramente sapute, perché come fate ad andare in commissione e a parlare di educazione, a parlare di politica, a parlare di diritto, quando non avete una preparazione? E questo è una cosa indecente. Quindi voglio dire... Ok, non è chiaro, è chiaro. Adesso ripeto la domanda a favore anche della registrazione Facebook, perché sarà complicata. La selezione, diciamo, della classe politica, quindi al di là del numero, come si fa a garantire una selezione della classe politica? È, diciamo, nella domanda,
come dire, riporto, era perché non fare un esame, perché non stabilire una soglia? Questa è la domanda, rivolta a tutti e due. Forse, siccome abbiamo ancora più o meno 5 minuti, raccoglierei anche l'altra domanda e forse lascerei la parola a Roberto Cosolini poi per la chiusura, dopo ovviamente aver lasciato la parola a voi. È una domanda per l'onorevole. Io volevo chiedere, lei ha inquadrato questo referendum in tutta una serie di riforme che poi dovrete portare avanti. Qual è la ratio che vi ha fatto iniziare da un referendum con la riduzione della rappresentanza per poi applicare tutte le altre riforme? Sempre a favore di Facebook. Questa qui è un pezzo di un pacchetto di varie riforme. Perché avete iniziato proprio da questo pezzo di questo pacchetto quando c'erano degli altri? Diciamo, in overtime, la domanda di Sebastiano, prego. Sì, io faccio una domanda populista qualunquista. La parlamentare 5 Stelle... per tutto il tempo ha detto che loro fanno hanno sempre seguito le scelte dei cittadini, i suggerimenti dei cittadini, eccetera, eccetera, no? Sempre dicendo che tutto parte dai cittadini. In effetti, a parere mio, ai cittadini, di queste modifiche parlamentari, di queste modifiche della Costituzione, non è che proprio gli... A loro interessa che le cose funzionino, che le... e quindi andiamo alla qualità dei loro rappresentanti. Si trovano quasi quasi a rimpiangere i vecchi partiti con i vecchi parlamentari, quelli fino all'85 diciamo, si trovano quasi a rimpiangere una cosa del genere rispetto a quello, agli scempi che sentono e che vedono con gli attuali rappresentanti attuali. Ai cittadini, in effetti, ed era questo da cui eravate partiti voi del 5 Stelle, interessava la diminuzione dei costi della politica intesa in senso generale, ma non solo della politica, di tutta l'organizzazione dell'apparato pubblico e quindi diminuire la forbice che c'è tra quello che guadagna un disgraziato qualsiasi, diciamo che siano 700-800 euro al mese, e quello che guadagna un dirigente pubblico o un parlamentare. Quello che chiedevano era la forbice che scendesse, che anziché essere da 1 a 15, giusto per dire dei numeri, andasse a 1 a 5, a 1 a 6. Non solo, ma che venisse legato lo stipendio di tutti questi personaggi allo stipendio base del disgraziato. Perché se si fa il rapporto della forbice, ecco, quindi se vogliono aumentare il loro stipendio, devono andare ad aumentare lo stipendio di base del disgraziato. Non so se mi sono spiegato bene. Domanda, cerco di sintetizzare. Eravate partiti bene chiedendovi, facendo le cose che i cittadini vi chiedevano di fare, ma è questa misura qui è proprio quello che chiedono i cittadini? Non avete un obiettivo, non avete sbagliato obiettivo? Ho dato all'inizio la parola prima a Franco Belci e poi a Sabrina De Carlo, se non sbaglio, e quindi finiamo, diciamo, al contrario, l'onorevole De Carlo, Franco Belci, e dopodiché lascio la parola a Roberto. Prego. Sì. Ah no, scusate, allora mi ricordavo male, quindi facciamo il contrario. Grazie. No, la signora prima ha posto una questione vera, è quella che tutti i partiti evitano, cioè la qualità del personale politico. Sono due questioni che vengono aggirate. La prima è quella della qualità, la seconda è il fatto che ormai da tempo i cittadini vengono esclusi dalla scelta dei parlamentari. Su queste due partite si dice poco o nulla, e la qualità della classe politica, adesso io non voglio essere generoso, però tutti guardiamo i telegiornali, guardiamo Facebook, è una qualità scadente. Purtroppo non si può risolvere il problema, me lo insegnerà Pietro, non si può risolvere il problema inserendo nessun tipo di esame, perché il meccanismo della democrazia retta dalla Costituzione prevede un rapporto diretto con l'elettore senza l'intermediazione di qualsiasi tipo di modalità. Ecco, io credo che invece la questione vera sia quell'altra. La capacità dei partiti di selezionare personale che invece magari di carrettate di voti sia capace di portare idee, di portare proposte, di portare progetti, e questa modalità della politica è completamente scomparsa. E vale per tutti i partiti, più che meno, perché poi quando io sento parlare di cittadini, io non sono iscritto a nessun partito, ma immagino che ogni partito debba e possa parlare solo per i cittadini che la votano, perché se no arriviamo al paradosso di Salvini,
che parla per 60 milioni di italiani, che vi garantisco che a mio nome non parla. Quindi secondo me questo è il vero tema, il tema del futuro, come cercare di costruire una classe politica autonoma, colta, capace di pensiero critico, che invece è un oggetto in disuso, che chi esercita pensiero critico viene immediatamente emarginato in una forma o in un'altra. Questa sarà la vera riforma di cui i cittadini, di cui sono un'unità, hanno veramente bisogno. Grazie. Onorevole De Carlo, prego per la chiusura. Allora, rapidamente, lei mi dice cittadini non interessa, in realtà non è proprio così, perché l'insieme di queste riforme andrà proprio a, come detto prima, a poter dare gli strumenti alle istituzioni per poter lavorare rapidamente e dare risposte rapide ai cittadini. E tra queste si inserisce anche tutto il discorso sulle cose che abbiamo detto prima. E chiaramente ci sono altre esigenze in questo momento. E forse questa riforma può non essere compresa come dovrebbe, perché insomma dietro c'è tanto altro, però è una riforma fondamentale che ci aiuterà appunto a scrivere una nuova pagina della nostra Repubblica e soprattutto delle nostre istituzioni. E certamente i risparmi o comunque il disegno lei mi faceva la domanda su chiedo scusa perché sono tante, su perché non siamo intervenuti piuttosto su i risparmi, giusto? Sugli stipendi, ecco. Allora, Credo che la domanda fosse c'era un grande pacchetto di riforme, perché no, partire proprio quella da era la domanda, alla della domanda signora prima? Io sono ancora il signore. Scusa. Legare lo stipendio della persona più operaio, diciamo, in una proporzione, in maniera da essere costretti a diciamo la diseguaglianza, perché non è questo veramente l'obiettivo. Beh, come lei sa, insomma, anche noi siamo il movimento giusto alla quale fare questa domanda. Noi anche senza leggi, lo sapete bene, ci riduciamo lo stipendio. Questa è una cosa che abbiamo proposto, però ovviamente per come è formato attualmente il Parlamento servono i numeri per poter portare avanti le proposte. E quindi insomma, se una cosa ce la proponiamo, ce la votiamo da soli, ovviamente non va avanti. Vado alla signora, perché siamo partiti da questo? In realtà non siamo partiti da questo, le due Camere hanno lavorato e ad esempio ovviamente sono stati depositati altri testi, altri interventi, poi come detto prima in mezzo abbiamo affrontato purtroppo una pandemia e quindi i tempi si sono molto dilungati, però l'obiettivo di questa riforma è anche intervenire su questo, cioè rendere molto più produttivo il Parlamento, evitare poi quello che si è visto in questi ultimi mesi, quindi il ricorso a tutta una serie di interventi da parte del governo, perché alla fine insomma lo dobbiamo ammettere, attualmente il Parlamento è svuotato delle sue funzioni, il tempo di discussione all'interno del Parlamento è sempre più ridotto, spesso si ricorre a modalità come appunto la questione di fiducia che elimina totalmente quella che è la discussione all'interno del Parlamento. La cosa riguarda la qualità della classe dirigente, purtroppo questo è il risultato di un allontanamento costante dei cittadini alle questioni politiche, perché come lei ha detto il livello negli anni Di Maio, mi scusi, che preparazione ha? Scusate. No, allora intanto a prescindere dalla preparazione si è visto che in passato chi era molto preparato ha fatto anche molti danni al nostro paese ed è sotto gli occhi di tutti, perché altrimenti oggi non saremmo con l'acqua alla gola costantemente. E, a prescindere da Di Maio, che io considero comunque tra quelli che abbiamo avuto uno dei migliori ministri degli esteri, sorprendentemente, guardi, poi ovviamente ognuno è libero di dire la propria opinione, però io per la breve esperienza che ho avuto all'interno del Parlamento, essendo tra l'altro in Commissione Affari Esteri, oltre che in Commissione Affari Costituzionali, ho avuto Moavero che era un tecnico e posso paragonare questi due perché ovviamente ci ho lavorato insieme e posso dire che assolutamente si tratta di tutto un altro mondo. E, quello che volevo dire prima è che purtroppo le persone comunque con un profilo molto importante, nonostante comunque all'interno del Movimento 5 Stelle, voglio ricordare, abbiamo il più alto numero di laureati, che spesso insomma non vuol dire niente, però è bene anche sottolinearlo all'interno del Parlamento. E, quello che volevo dire è che purtroppo questa diffidenza nei confronti della politica ha fatto sì che tante persone, anche di
profilo molto alto evitassero proprio di mischiarsi con la politica, ed è proprio questo quello che, insomma, su cui noi, anche attraverso un cambio culturale, anche attraverso questa riforma che dal nostro punto di vista può essere condivisibile o meno, porrà i partiti nella condizione di dover comunque selezionare quelli che sono le punte di diamante che possono effettivamente i risultati sia per il territorio e i cittadini, sia anche per il partito, perché altrimenti il partito stesso sarà a perdere di credibilità. Quindi, insomma, questa è la nostra visione d'insieme, poi, insomma, può essere condivisibile o meno. Grazie, io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio ovviamente l'onorevole De Carlo e Franco Becci per aver, diciamo, animato le ragioni del sì o del no. Roberto mi aveva chiesto di chiudere tra le 19.20 e 19.30, non so se sono stato moderato come moderatore, ma almeno questa più di quello che pensavo. Ma intanto grazie, credo che il confronto ci sia stato, le diverse motivazioni sono state presentate, ci sono state anche domande. Io concluderei con due considerazioni che sono tutte quante personali. Lunedì sera sapremo chi ha vinto. Io auguro al Paese, in tutti e due i casi, che lunedì sera, se vince il sì, non si dica bene, abbiamo riformato le istituzioni, no? E adesso possiamo dedicarci ad altro. E all'opposto, se vince il no, che sia l'ennesima battuta d'arresto di processi seri di riforma, perché di riforma istituzionale noi abbiamo bisogno comunque. Abbiamo bisogno di una riforma istituzionale che al di là dei punti di vista deve affrontare alcuni nodi, no? Io personalmente ritengo che il superamento del bicameralismo perfetto sia uno di questi nodi inevitabilmente. E fatemi fare una battuta sul tema preparazione, sì, preparazione, no, competenze, eccetera, sapendo che in democrazia i cittadini eleggono i loro rappresentanti, in democrazia i cittadini hanno sempre ragione, poi magari si accorgono di non averla avuta fino in fondo, ma evidentemente la democrazia, per quanto imperfetta, è il sistema, direi, migliore che finora abbiamo conosciuto. C'è stato un momento nella storia di questo Paese per cui la delusione nei confronti di una classe politica, delusione probabilmente meritata, ha portato per reazione, in qualche modo, a considerare che tutti quanti potessero fare tutto. In questo caso tutti quanti potessero fare l'amministratore della cosa pubblica. E questo, guardate, non riguarda questo, quel partito, questo, quel movimento, riguarda un po' trasversalmente tutto il sistema politico. Che è un po' come se, delusi dalle prestazioni di un ortopedico, decidessimo che andiamo a sistemare un tendine d'Achille da un gioielliere. O, nella migliore delle ipotesi, da un dentista. Non è così che sistemiamo il tendine d'Achille. Cosa voglio dire? Voglio dire che se può essere per certi versi deprecabile un sistema autoreferenziale di politici nelle istituzioni che in qualche modo si autogarantiscono a vita, no? E abbiamo avuto anche eccessi di questo tipo, è anche vero che l'amministrazione della cosa pubblica a tutti i livelli è una professione e richiede una professionalità. La politica richiede una professionalità. Le vecchie scuole di partito, che qualcuno di noi conosce evidentemente, di cui potrà anche avere qualche ricordo, forse in qualche caso qualche nostalgia, sicuramente non possono essere riproposte in quei termini, però avevano questa funzione. Cioè 30 anni fa ci si candidava al Consiglio Comunale sapendo cos'era un piano regolatore. Io ho la sensazione che spesso si concludano 5 anni di consiglio comunale senza aver ancora capito cos'è un piano regolatore. Ecco, a proposito di riforme da completare, quella del ritrovare la qualità della politica, no? E anche la consapevolezza da parte dei cittadini delusi, amareggiati per le cose, anche che la qualità della politica è importante, credo che sia un obiettivo che ci dobbiamo dare indipendentemente dal fatto che lunedì sera abbia vinto il sì o abbia vinto il no. Intanto buon voto a tutti.